e mai personale, almeno per quanto mi riguarda. E per la verità sono stato anche così stimolato dall'intervento dei due consiglieri d'opposizione e di saluto e di maggioranza. Sono d'accordo con le opposizione, capisci? Adesso invece Palestra è sempre stata nella maggioranza, perché c'era in maggioranza anche prima, e quindi faccio confusione. Ancora adesso mi riesce difficile vedervi tutti insieme, capisci? So che avete avuto un'investitura elettorale, però sono convinto che abbiate dei problemi. Probabilmente, no, ma è il mio limite, guardi, veramente lo dico con, così anche per drammatizzare. Allora, io intanto ribadisco, abbiamo fatto insieme la proposta con la minoranza, di cui ha fatto recentemente questa bella relazione il consigliere Grosso. Il problema, e vorrei tranquillizzare, non credo ci saranno, non ci sarà bisogno di fare fatti personali, perché non voglio dare un taglio personale, non vorrei che lo faceste voi però un fatto personale, perché il fatto di citare quando prendevano i precedenti presidenti del Consiglio non lo trovo francamente molto di buon gusto, anche perché francamente, detto molto sinceramente, poi ognuno interpreta il ruolo che svolge nella maniera in cui crede. Credo che entrambi, l'attuale presidente e i presidenti che lo hanno preceduto, poi tra l'altro sono anni cambiati, perché ce n'è stato uno storico, poi succeduti altri, l'hanno fatto col massimo impegno e con la massima serietà. Equilibrio che invito anche il presidente attuale a mantenere, perché devo dire che l'equilibrio dei presidenti precedenti è stato veramente incomprabile, almeno per quanto mi riguarda, come su questo, anche le parti più accese dell'opposizione l'abbiamo fatto. Io non ho nulla da dire, quindi, sull'attuale e neanche sul pregresso.